con tutto l'affetto di cui siamo capaci, accogliamo Piero Angela. Mio padre era nato qui vicino a Orcelenco nel 1875. Pensate, era un contemporaneo di Garibaldi. Garibaldi è morto nell'83, mio padre avrebbe potuto incontrarlo. E quello era un mondo contadino molto diverso dal nostro, dove la gente lavorava duramente, moriva presto, mangiava male e soprattutto non poteva in pratica curarsi ed era anche analfabeta. Pensate quanto il mondo è cambiato in questo un periodo di tempo. Poi vengo volentieri a Vercelli anche perché qui ho una sorella che abita e quindi è un'occasione, e qui anche Sandra, e qui è venuta anche lei qualche problemino. Io ogni tanto ho questi problemi di ernia del disco, però il bastone va un po' lo tolgo, perché sono un novantenne, ma ben portante. Allora, oggi parliamo della Basilica di Sant'Andrea. E questa immagine io la vedo ogni volta che vengo qui a Vercelli, dalle finestre proprio dell'appartamento di mia sorella, che è molto alto, e queste finestre si affacciano sul complesso di Sant'Andrea. E ogni volta penso al fatto che questa basilica è stata costruita 800 anni fa. Ma vi rendete conto di cosa vuol dire 800 anni? E che ha richiesto molta intelligenza. Allora non c'erano le università che sfornavano architetti, ingegneri o geometri, cioè tutte persone specializzate nei carichi, tutti i calcoli che dovevano essere fatti per costruzioni, tra l'altro che arrivavano in altezza, la navata centrale, lo sapete, sarete entrati penso più volte in questa basilica, è altissima. Non solo, ma tutte queste persone che hanno lavorato, e quindi c'erano scalpellini, gente che lavorava per costruire le finestre, le bifore, le trifore, e poi tutti quelli che hanno i maestri d'ascia, i carpentieri, gli scultori, tutti questi dovevano ognuno fare un pezzo che poi si assemblava e doveva essere poi fatto in modo molto preciso perché tutto stesse in piedi e che fosse coerente. E ho pensato a questo proprio la settimana scorsa, perché ero negli Stati Uniti ed ero andato con Alberto, perché stiamo girando insieme un documentario sui 50 anni dello sbarco sulla Luna. Io quel progetto l'avevo seguito molto da vicino, avevo assistito a tutti i voli, alle missioni di Apollo 7, 8, 9, 10, 11 e anche 12. E sapete questo enorme razzo Saturno, che è una specie di campanile alto 110 metri e che quando l'ho visto per la prima volta
volta era in un hangar alto 140 metri, come un palazzo di 40 piani. Ebbene, questo razzo era un po' fatto come le guglie e qui le campanili e le navate di Sant'Andrea, perché ogni pezzo era stato fatto separatamente, poi addirittura in stati diversi negli Stati Uniti, in aziende, in laboratori. Poi tutto quanto veniva assemblato, migliaia di pezzi, e tutto doveva funzionare perfettamente, qui al primo colpo, perché per questi razzi deve essere buona la prima, altrimenti tutto crolla. Ma comunque c'è questa precisione del lavoro che colpisce per un progetto che ha così tanti anni. Allora, poco fa abbiamo visto queste immagini che ci mostrano dei dettagli, certi particolari che sono difficili da vedere a occhio nudo, sia perché la luce non è tanta, ma anche perché sono alti, sono allontani. Quindi oggi, e in particolare in occasione di questa ricorrenza, riusciamo a vedere la bellezza non solo della costruzione, ma di quello che c'è dentro. E quindi affreschi e sculture e portici leggeri e questi colonnati così fini in cui la pietra diventa leggera. E c'è questa verticalità che dà proprio poi, suggerisce anche un'idea forte di spiritualità. Questa basilica tra l'altro è molto interessante anche dal punto di vista architettonico, perché è un periodo di passaggio tra il romanico e il gotico. Qui già stiamo piuttosto nel gotico ed è il primo esempio in Italia di cattedrale di questo tipo. Allora io mi sono studiato l'orazione, ho fatto i miei compiti, sono andato a cercare, a documentarmi un po' su tutta la storia di questa basilica, ma soprattutto sulla storia di Vercelli in quel periodo e sulla storia della Magna Carta, che è l'occasione anche di questo incontro, e di questo famoso cardinale Guala Becchieri, che è stato un po' il motore di tutte queste cose, sia della Magna Carta che della cattedrale. Allora mi sono preso qualche appunto. Questo cardinale Guala Becchieri era originario proprio di Vercelli, che aveva, era figlio di una famiglia potente, già suo nonno era uno e prestava denari, quindi se prestava denari ce ne aveva. Il suo zio era addirittura, aveva partecipato alla terza crociata ed era morto a Gerusalemme. Quindi diciamo la famiglia che aveva anche una posizione importante per quanto riguarda i legami con gli altri vertici della Chiesa Cattolica e dei meriti. Questo giovane Guala Becchieri, che poi questo nome è stato scritto nel corso di secoli in modi molto diversi, comunque non ha niente a che fare con i Becchieri. Becchierius, era un ragazzo molto intelligente. Allora le scuole erano molto diverse dalle vostre, non si studiavano le materie che si studiano oggi, o meglio, in certi luoghi, come la stessa Basilica poi aveva aperto
delle piccole università dove una piccola elite si acculturava, gli altri erano analfabeti al 70-90%. Quindi questo ragazzo è un ragazzo intelligente, in gamba, va bene negli studi e a un certo momento studia teologia, studia diritto canonico e va a Roma, dove viene molto apprezzato. Allora il Papa era Innocenzo III e dice: ma questo giovane è molto promettente. E nell'arco di pochi anni gli vengono affidati compiti e mansioni sempre più di fiducia e a un certo momento viene nominato cardinale. Il Papa pensa di mandarlo in Inghilterra. Perché in Inghilterra? Perché il papato allora aveva una grande influenza anche sulla chiesa inglese, perché era una chiesa allora cattolica, non ancora anglicana. La chiesa anglicana, che deriva da un scisma, nasce molto dopo, qualche secolo dopo, con la famosa vicenda di Enrico VIII, di cui forse avrete letto. Enrico VIII era un re d'Inghilterra che amava sposarsi, sposare le sue mogli una dopo l'altra. Dopo aver sposato la prima si era stufato, ma soprattutto si era innamorato di una bellissima donna che si chiamava Anna Bolena e assolutamente voleva sposarla. E aveva chiesto al Papa proprio di concedergli la possibilità di divorziare. Il Papa ha detto: ma se ne parla assolutamente. E allora questo Enrico VIII dice: sai che faccio? Io faccio uno scisma, creo la mia stessa chiesa, è una chiesa anglicana che è molto vicina a quella cattolica. Io stesso sono il capo della chiesa anglicana e quindi decido io che il divorzio lo posso fare. Poi tra l'altro questa Anna Bolena viene ammazzata, e come anche altre che vengono esiliate, alcune ammazzate. Quindi era un personaggio un po' particolare. Però, ecco, invece nell'epoca in cui stiamo parlando, nel 1200, il re d'Inghilterra, che a quel punto era Giovanni senza terra, era un re cattolico, non solo, ma per ingraziarsi il Papa, addirittura si era dichiarato suo vassallo. Quindi, però aveva dei problemi. Questo Giovanni è chiamato senza terra, già l'appellativo non era molto onorifico. Perché? Perché aveva fatto delle campagne militari in Francia, sapete, allora c'era continuamente, non è come adesso che c'è Bruxelles che regola le questioni tra gli stati. Lui partiva con degli eserciti, occupavano dei territori che potevano dare delle risorse, delle reti. E questa campagna militare aveva conquistato delle terre che però aveva perso. E allora era ripartito per riconquistarle. Ma per fare queste cose ci vogliono dei soldi, ci vogliono pagare i soldati, tutte le trasferte. E come si fa a trovare questi soldi? Ci mettevano delle tasse. E chi pagava le tasse? Non chi non aveva soldi, soprattutto chi aveva delle rendite. Ed erano i baroni. Quindi i baroni a un certo punto dicono: ma Giovanni senza terra sta esagerando. E allora c'è un malcontento, anche nel popolo. Cominciano anche delle rivolte contro di lui. E
Giovanni senza terra chiede aiuto al Papa, dice, insomma, mettete un po' d'ordine in questo paese che è molto vassallo. E il Papa manda il cardinale, guarda il bicchiere, dice, questo è un uomo in gamba, ed è il legato pontificio, cioè un nunzio apostolico, un rappresentante del Papa che va alla corte d'Inghilterra e trova questa situazione molto complicata. Tra l'altro il re è disposto a quel punto a accettare o comunque a esaminare un documento che riduce i suoi poteri, soprattutto in materia di tasse, ma anche nei rapporti con i suoi sudditi. E nasce un primo documento, una prima carta, che però non funziona perché è troppo vessatoria nei confronti del re. Ed è per questo che il cardinale Gualabicchieri arriva per fare un lavoro di diplomazia un po' più fino e cercare di arrivare a un accordo. E allora si negozia una seconda carta, una carta, una Magna Carta. Questa Magna Carta qui siamo nel 1216. È la prima che in qualche modo regola questi rapporti. Viene firmata, viene siglata. Tra l'altro, ho avuto occasione di vederla perché è conservata a Oxford in un archivio dove molte altre cose, i documenti storici della storia d'Inghilterra sono conservati. E io, con le telecamere, siamo andati su in questa torre con la scala chiocciola e mi ha detto con tutte le precauzioni, ha tirato fuori questo documento, lo abbiamo firmato, i sigilli, cioè. Quindi tutto a posto, no? Perché anche questa carta qui, essendo molto migliore, ma non funziona, perché ci sono delle clausole che anche qui il re alla fine mostra di non accettare. Allora il cardinale Gualabicchieri organizza una nuova carta. Nel frattempo cosa succede? Che questo re Giovanni senza terra muore e lascia in eredità il trono a suo figlio, che ha solo 9 anni. All'epoca si facevano queste cose. Quindi questo bambino viene incoronato re e il cardinale Gualabicchieri che presiede alla cerimonia di incoronazione, ma diventa di fatto il tutore di questo ragazzo. E allora questi baroni approfittano di una situazione che cambia e quindi hanno di fronte un re e un bambino e cercano di scalzare il potere reale. E cosa fanno? Alcuni gruppi, quelli più estremi, complottano col re di Francia, perché il re di Francia, a quell'epoca Luigi VIII, diventi lui il re d'Inghilterra e quindi negoziando degli accordi molto favorevoli a loro. A questo punto Gualabicchieri si calma tutti, fermi. Qui bisogna mettere in riga tutte queste persone. E la Chiesa Cattolica aveva allora anche in Inghilterra un ascendente molto forte, sia sui nobili, sia sulla popolazione, perché rappresentava la massima autorità religiosa. Non solo, ma il Papa aveva un'arma
potentissima, che era la scomunica. Quindi Guadalupe mette in riga queste scomuniche, questi tentativi di sovvertimento, perché si stavano addirittura organizzando in fazioni militari per facilitare questo colpo di Stato. Quindi c'è questa seconda carta, che è quella che poi è definitiva, la Magna Carta Libertatum, perché contiene al suo interno, come le precedenti, ma in modo più compiuto, una serie di clausole che regolano per la prima volta il potere assoluto del re nei confronti dei suoi sudditi, con delle clausole che garantiscano una certa inizio di democraticità, in particolare per quanto riguarda i baroni, le tasse non possono superare certi livelli e gli stessi baroni possono negoziare questo con il re. E poi per il popolo, ma per tutti, delle garanzie per i processi. Una garanzia che il processo sia equo, fatto in tempi ragionevoli, e che la punibilità sia dimostrata nell'arco di un dibattito, di un'indagine legale, perché a quel tempo, quando le monarchie erano assolute, attraverso il potere della polizia dell'autorità militare si andava per le spicce, bastavano delitti d'opinione per finire male. E quindi questa carta è poi quella che rimane e che ancora oggi porta, è presente nella Costituzione inglese. Alcuni di questi articoli che rappresentano una specie di inizio della Carta dei diritti universali dell'uomo. Quindi per tutti è un documento molto importante. Ed è questo che viene esposto ora qui a Vercelli, a 200 metri da qui. Tra l'altro è interessante questo documento perché naturalmente è scritto su pergamena, allora non esisteva la carta. Anche per fare i libri, dei libri, che poi erano gli unici libri che circolavano, occorreva la pergamena. E per gli alieni si ottenevano scuoiando le pecore. Pensate che per fare una Bibbia ci voleva un gregge di pecore e un monastero, perché lì poi gli scrivevano le Bibbie. Poteva fare una domanda, ma tanto nessuno leggeva, quindi non c'era problema. E allora dicevo, questo documento, questo foglio, scritto in modo molto minuto, ma quello che colpisce è il fatto che è, come si faceva all'epoca, scritto con una penna d'oca tagliata e con un inchiostro che ogni volta bisognava intingere. Ma se voi lo guardate, non è che a un certo momento le lettere cominciano a diventare, a svanire perché l'inchiostro diminuisce. C'è una continuità di dosaggio che richiedeva perizia. Allora, questa carta è stata l'occasione degli 800 anni della cattedrale di Santa Maria, portata qui, dove era la patria del cardinale Michieri. È parlato prima con l'assessore alla cultura e anche con un addetto che è andato a prendere questo documento a Londra e l'ha portato fino a qua. E era una cosa un po' la James Bond, perché questo doveva essere costruito
dentro una valigia particolare che mantenesse temperatura, umidità. Quindi c'è stato un lungo negoziato e c'è stato anche, è stato necessario assicurare questo documento probabilmente con il loro di Londra, e ho chiesto quanto è stato assicurato. Per 33 milioni di euro. 33 milioni di euro. Allora io vi consiglio di andarlo a vedere, perché ci sono anche molte altre cose che raccontano questa storia e mostrano anche degli oggetti che appartenevano a questo cardinale, che amava le cose belle. C'è una cassa che lui usava per viaggio, dove metteva i suoi abiti, ma che in realtà è un'opera d'arte e che è stata fortunatamente trovata murata dentro la basilica dopo tanti anni, nell'Ottocento. Ed è tutta decorata con degli smalti di limone. E quindi ci sono cose preziose dell'epoca. Tra l'altro poi qui questo cardinale aveva in seguito solo finanziato lui con i suoi redditi, la basilica, ma poi l'aveva arricchita con il centro culturale, e oggi Vercelli ha una serie di incunabili con delle miniature bellissime, che io amo particolarmente, perché in pratica questi piccoli dipinti medievali di queste Bibbie sono gli stessi sia come tipo di pittura che come soggetti, che si trovano nei fondi oro del 300, del 200 e anche del 400, e che poi migrano attraverso la Grecia, arrivano in Russia, dove c'è l'esplosione delle famose icone che nel 300-400 rappresentano un patrimonio bellissimo d'arte e anche di devozione, perché sono i monaci che fanno quello. Quindi c'erano monaci pittori, anche perché c'era una sacralità in questa pittura. Insomma, le cose si mettono a posto in Inghilterra, il cardinale ha finito la sua missione e, come dicevo, rientra poi per altre cose in Italia e torna qui a Vercelli, dove vive, dove paga lui la costruzione di questa basilica. Tra l'altro, su questa costruzione io non ho trovato molta documentazione, ma mi chiedo, così come ho venuto nella costruzione di altre cattedrali, per esempio Santa Maria Novella a Firenze, quando si lavorava a quelle altezze, i rischi erano altissimi. Intanto non bisognava soffrire di vertigini, ma poi non c'erano tutti i sistemi di sicurezza che oggi sono obbligatori e che pure comportano molte vittime sul lavoro, come sappiamo. Lei si andava in equilibrio su questi ponteggi, e cadere da quelle altezze vuol dire certamente arrivare a pezzetti per terra. Quindi probabilmente anche in questa cattedrale, come in tante altre, molte vittime, molti moratori, operai, eccetera, hanno pagato con la vita questa grande costruzione. Allora,
Uno anche ha detto, ma com'era Vercelli a quel tempo? Le persone che andavano in questa cattedrale, che pregavano, che andavano a chiedere delle grazie, le persone che abitavano nei dintorni, perché bisogna pensare che oggi ci sono delle case molto alte di Vercelli, ma allora era tutti casupole, questa cattedrale svettava queste guglie di gran lunga soprattutto. E allora mi sono chiesto un po' com'era questa città a quel tempo. E qui bisogna dire che questa quest'epoca, il 1200, è il momento in cui un po' ovunque, ma forse più in particolare in Italia, si esce dal trauma della caduta dell'impero romano, che aveva dato origine a un crollo delle città. Per dire, Roma, che all'epoca di Traiano aveva 1 milione di abitanti, si era ridotto a un borgo di 40.000, 30.000 abitanti, che vagavano in questi monumenti del foro romano che man mano poi venivano demoliti, usati come case. Ma questo era successo un po' dappertutto. A quel tempo Vercelli aveva circa 10.000 abitanti, ma nel 300 erano già scesi a 5.000 a causa di guerre, ma di pestilenze. Perché noi dimentichiamo che quella era un'epoca in cui non ci si poteva difendere da malattie, in particolare da epidemie. Non c'erano i vaccini. E oggi veramente fa ridere pensare che c'è gente che rifiuta i vaccini. A quel tempo i morti erano milioni e grazie ai vaccini si sono poi salvate altri milioni di persone. E quindi le popolazioni erano soggette a oscillazioni. Tra l'altro ho scoperto che anche Torino a quel tempo aveva 5.000 abitanti, forse anche meno. Cioè, era una città di origine romana, come sappiamo, ma che poi aveva perso il suo ruolo ed era crollata. C'erano alcune grandi città a quell'epoca in Italia ed erano Milano, che aveva 100.000 abitanti, e così pure Venezia, Firenze, Genova. La città più grande d'Europa a quel tempo era Parigi, con 200.000 abitanti, che sono tanti certamente per quel tipo di società, ma 200.000 abitanti oggi sono quelli di Ostia, che è un rione di Roma. Quindi era un'Europa spopolata, ma anche diversa nelle campagne, perché non c'era il riso. Il riso nel 1200 non era ancora arrivato qui nel Vercellese, né da altre parti. Arriva verso il 1400, però ci sono segnalazioni delle prime coltivazioni già nel 300 e addirittura proprio qui nel 200 con una notazione che ho trovato che dice che c'erano dei terreni fertilissimi intorno a San Germano e poi uno dei siti della mia famiglia. Allora, quindi è una città molto diversa, ma retta da chi? Beh, retta, cioè, qui siamo già nell'Italia dei comuni e quindi il potere cambia. Non sono più le grandi famiglie ad avere il monopolio del potere, perché i mercanti, gli artigiani cominciano a fermarsi, a creare
le loro corporazioni e davvero un peso nell'amministrazione della città. E così la città viene guidata, comunque gestita, governata da un podestà. Questo podestà non appartiene a nessuna delle due parti, è super parte, diciamo. E veniva generalmente da fuori, spesso da Milano. Era una specie di commercialista che gestiva, governava la città un po' come un contabile, uno che comunque naturalmente aveva potere. Ma forse diciamo era un commissario, oggi noi diremo, e però durava in carica un solo anno. E lì cominciano, qui a Vercelli come altrove, a nascere delle fazioni con due raggruppamenti principali, che erano già una specie di embrione di partiti. Una società che si chiamava Eusebi, della società di Santo Stefano, che raggruppava i ceti popolari, e una invece di Sant'Eusebio, che raggruppava la nobiltà e le famiglie potenti. E questi cominciano a entrare in conflitto anche tra loro. Beh, Vercelli aveva una competizione, una città con la quale era in competizione diretta, ed era Biella, perché Biella già all'epoca era una città molto attiva, con gli artigiani che erano molto bravi, però Vercelli aveva una come un'arma più, era una diocesi. Allora era molto importante avere un vescovo, perché era il potere spirituale, ma non solo. Ed era quindi una civitas, come si diceva a quel tempo. E la cultura. Beh, Vercelli a quel tempo era il luogo del Piemonte più importante per la cultura, per la diffusione, per le scuole, per un inizio di università. A un certo momento qui si apre un centro universitario che richiama studenti da Padova. E qui si insegna la fisica, la medicina, la matematica e poi il diritto canonico, la dialettica e il diritto civile. Quindi c'è un fermento che continua e che pian piano poi porta a una società evolve nel Rinascimento in un'Italia diversa e che comincia a diventare finalmente moderna, uscendo dal buio del Medioevo. E il cardinale Buonabicchieri, beh, lui vede nascere questa cattedrale. E probabilmente se oggi fossi qui ti stupirebbe nel vedere tutto quello che è successo in questi 800 anni. Tra l'altro anche del fatto che la sua basilica era sempre in piedi, mentre i nostri ponti crollano dopo 60 anni. Quindi sarebbe certamente stupito nel vedere le macchine che lavorano automaticamente nei campi, i treni a alta velocità, le automobili, i motorini dappertutto. Però
Io credo che un uomo così sarebbe sempre un uomo del nuovo tempo, cioè quando l'intelligenza, nel suo caso, si sarebbe inventato qualcosa di nuovo. Comunque sarebbe molto contento di vedere che la sua opera è sempre là in piedi, e che tanta gente continua ad andarci e a ammirare questo grande capolavoro. Grazie. Dire, dottor Angela.